Buongiorno a tutti. Per chi non mi conoscesse, sono Ilaria Capua, vicepresidente della settima commissione qui alla Camera. Dai la parola alla dottoressa Anna Grazia Stammati del COBAS Istruzione, membro dell'Esecutivo Nazionale. Prego. Grazie per l'invito. Entro subito nel merito, visto che c'è poco tempo per analizzare tutto, cominciando a dire che ci sono alcune gravi mancanze, a parte l'analisi critica rispetto all'impianto complessivo. Prima di tutto manca totalmente qualunque riferimento all'istruzione adulti e all'istruzione in carcere, nonostante il sottosegretario Toccafondi abbia una specifica delega e abbia fatto parte anche della scrittura del disegno di legge. Un'altra mancanza grave è quella del riferimento ai docenti idonei ad altri compiti, altrimenti detti inidonei, i quali sono per antonomasia un organico funzionale ante litteram, e visto che all'interno di questo disegno di legge ciò si va a trattare, non si capisce come proprio coloro che ad oggi sono nominati soltanto grazie ad un dirigente scolastico e poi dopo dagli albi degli uffici territoriali possa essere scomparso anche in relazione ad un elemento centrale all'interno di ogni scuola che dovrebbe essere, ed è un'altra mancanza di questo disegno di legge, la questione delle biblioteche come elemento centrale, quale pulsante di qualunque scuola debba portare avanti un ampliamento dell'offerta formativa. Altro elemento, già detto da chi mi ha preceduto, di grave mancanza è quello del personale ATA, che fa parte di fatto della scuola, con compiti di vigilanza e che quindi non può essere estromesso. Entrando nel merito, ho affidato una memoria specifica rispetto alla questione, della scuola in carcere, sulla quale c'è tutto un dibattito in campo molto importante, e anche alla questione degli inidonei. Arrivando e partendo sulla questione del disegno di legge. Questo disegno di legge si presenta né più né meno come la continuazione di tutti quei precedenti disegni di legge che hanno fatto dell'autonomia scolastica l'elemento centrale. A 16 anni, dall'autonomia scolastica andata a regime nel 2000, quindi diciamo 15-16 anni, dovrebbero essere evidenti le storture che l'autonomia scolastica ha già creato all'interno della scuola. E tra queste storture, nonostante ancora non si sia andata in fondo rispetto all'ultimo tassello, che è questo che viene presentato, è proprio il cambiamento della figura dell'ex preside in dirigente scolastico, che ha già portato, e non ha ora il dirigente scolastico, tutte le competenze per poter entrare nel merito ed essere un solo uomo al comando della scuola, avrebbe dovuto far riflettere il governo nel presentare una legge che fa del dirigente scolastico il deus ex machina senza averne le competenze né il profilo didattico, culturale e manageriale, se si vuole dare alla scuola un profilo aziendalistico e manageriale, cosa che noi non approviamo. Con il rafforzamento della figura del dirigente scolastico si eliminano del tutto i vecchi decreti delegati, che sono gli organi collegiali della scuola, che sono l'elemento centrale e che hanno fatto della scuola sino ad oggi un luogo di relazione, relazione che è già diminuita nella sua costitutività, proprio con la presenza di questa figura del dirigente che già oggi esercita un potere all'interno dei collegi, nonostante gli organi collegiali non siano esautorati, così come si vorrebbe invece all'interno di questo disegno, ed ha cambiato profondamente il profilo dell'insegnamento. Io non sono solo membro dell'Esecutivo Nazionale dei COBAS, non sono solo presidente del Centro Studi Scuola Pubblica, sono una docente, in particolare attiva, quindi sono in carica insegno, in particolare nell'istruzione adulti, in particolare a Re Bibbia. E i docenti vedono, anche se non protestano così come vorrebbero anche per altre motivazioni, ma vedono in questo la fine definitiva di quella che è stata oggi la scuola, dagli anni 70 sino ad oggi. E lo smantellamento di quello che è stato un disegno che dagli anni 70 è riuscita a rendere la scuola almeno un luogo democratico lo si vede poi anche sulla questione dei precari, che però affrontiamo successivamente. I DS scelgono tutto. Noi naturalmente non possiamo che ribadire che questo disegno di legge svela quello che era il retroscena presente già nella buona scuola, perché
perché la buona scuola presentava come specchietto per le allodole una questione relativa esclusivamente alle immissioni in ruolo, 150.000 precari immessi in ruolo. Qui si svela non solo che non saranno 150.000 i precari immessi in ruolo, non solo nella relazione tecnica si dice che saranno 100.000 e rotti, ma nella realtà già si sa che non si riusciranno a definire più di 50.000 docenti in ruolo nel cosiddetto organico di diritto, ma si mette in mobilità l'intera figura dei docenti, perché quando si dice che negli albi territoriali andranno a finire non soltanto coloro che sono in EME messi in ruolo, ma anche tutti i docenti che sono in mobilità, intanto si va a destrutturare un elemento fondamentale come quello della mobilità, che è stato fino adesso oggetto anche di trattativa sindacale, e lo si riporta all'interno di un disegno di legge all'interno del quale significa che tutti i docenti che andranno in mobilità o per trasferimento o per sovrannumerarietà perderanno in realtà il proprio posto di ruolo. Quindi questo disegno di legge non è nient'altro che il tentativo di far passare attraverso una definizione di organico funzionale in relazione soprattutto all'ampliamento dell'offerta formativa per i neo immessi in ruolo, ma nella realtà non è così, perché sta delineando invece una modalità di strutturazione dell'intera figura dei docenti come subordinati ad una mobilità perenne a chiamata diretta del dirigente, e che poi significa sicuramente che il dirigente, nel caso in cui non volesse, per questioni particolari e anche del tutto personali, perché non solo bisogna andare a vedere chi sono oggi i dirigenti, ma in ogni caso ci sono delle contrapposizioni e delle linee guida all'interno di un piano didattico dei docenti che possono non essere condivisi da un dirigente scolastico e che possono avere invece una grandissima importanza da un punto di vista didattico, visto che il dirigente entrerà nel merito di tutto questo. Anche l'elemento apparentemente positivo che riguarda la possibilità della riduzione del numero degli alunni per classi, che è un nostro obiettivo storico, nella realtà dei fatti non è possibile, perché tutto questo deve avvenire attraverso le risorse disponibili. E allora anche qui o noi diciamo e decidiamo che coloro che sono negli albi territoriali vengono utilizzati soltanto per questo e non per i progetti e per le supplenze, altrimenti tutto questo non può essere messo assolutamente in pratica. La questione della formazione obbligatoria. Già abbiamo avuto ai tempi di Berlinguer un esempio nella scuola su che cosa era diventato la formazione obbligatoria all'interno delle scuole, secondo dei piani che non erano piani scelti esattamente dai docenti, ma che poi contribuivano alla carriera. E non è questo il modo, peraltro, attraverso un meccanismo che dovrebbe essere quello dell'utilizzazione di un bonus di quei 500 euro all'interno dei quali dovrebbe entrare di tutto la formazione dei docenti, che grava in relazione a quei 500 euro, come assolutamente la questione di poterli utilizzare per andare ai musei, cinema, comprare libri, quando si sa benissimo che con 500 euro forse si può comprare un'enciclopedia. E poi a tutto carico, come dicevano anche precedentemente i colleghi, dell'orario del docente, che non si sa quando il docente dovrebbe e potrebbe riuscire a portare avanti questo piano di formazione obbligatoria, che dovrebbe essere un piano deciso dai docenti e non certo imposti dall'altro. L'altra questione, che dicevo appunto in relazione al piano straordinario delle assunzioni, che il governo dovrebbe chiarire che cosa significa e per quale motivo intanto c'è stata una riduzione dei 50.000 rispetto a quella previsione che era stata fatta di 148.000 e rotti docenti che dovrebbero entrare all'interno delle neo assunzioni, e poi per quale motivo si pensa anche qui di poter tornare indietro storicamente annullando le GAE, che non sono nient'altro che graduatorie che derivano da quelle permanenti, che non sono nient'altro che graduatorie che derivano dal cosiddetto doppio canale di reclutamento, che ha permesso a 600.000 docenti, fino a quando sono state attive, di essere immessi in ruolo, e che non sono un meccanismo che permette a coloro che non hanno un'adeguata preparazione di entrare nella scuola, perché il precariato non viene
formato e determinato dall'esistenza di graduatorie, perché nella logica del famoso e storico movimento dei precari, che nell'82 è riuscito a portare avanti una nuova modalità di immissione in ruolo, quello era dovuto al fatto che si voleva evitare proprio quello che si vuole riproporre qui, e che l'unico canale di reclutamento, che è quello di un concorso ordinario nella cui graduatoria di merito si può essere inseriti, nel momento in cui la graduatoria a livello triennale dovesse cessare, termina la possibilità per coloro che comunque sono idonei ad un concorso e quindi hanno dimostrato di avere le qualità per superare un concorso, pur se non come vincitori di cattedra, di doverlo ripetere in eterno, mentre invece la logica del doppio canale è che accanto a questo primo canale di reclutamento ce ne fosse un secondo, il doppio canale, in cui coloro che già avevano acquisito un'abilitazione venivano semplicemente riversati all'interno dell'altro canale. Noi riteniamo, e così i precari, e concludo, che questo sia un elemento importante e non possa essere smantellato. Ripeto la questione relativa ai docenti inidonei e penso che questo debba essere all'attenzione, perché non si può presupporre un organico funzionale in un disegno di legge prevedendo che il 1 settembre 2016 i docenti invece inidonei che sono su organico funzionale debbano essere invece sottoposti ad una mobilità obbligatoria intercompartimentale forzata, peraltro con docenti che sono anche docenti con gravi patologie. Grazie. Darei la parola alla dottoressa Stammati, prego. Mi sembra intanto che dagli interventi si chiarisca una cosa su quella che è la materia più urgente e scottante, e che sono cioè le assunzioni, e che le assunzioni non vanno ipotizzate esclusivamente sull'organico di diritto, ma, come diciamo da anni, sull'organico di fatto e sull'organico di diritto, perché questo arriva a coprire quei famosi 150.000 posti che in realtà, con una previsione differente, già si faceva nel primo testo della buona scuola, dove erano previsti 50.000 organico di diritto, 60.000 scuole elementari per potenziamento dell'organico, 20.000 superiori per lo stesso motivo e circa 18.500 per le altre discipline, educazione musicale, educazione artistica, educazione fisica. Nella realtà dei fatti, anche se non sono chiari i dati quasi a nessuno, noi sappiamo che almeno 150.000 ogni anno sono i posti che vengono occupati e che quindi presumibilmente il piano di assunzioni deve prevedere 150.000 posti. Questo è chiaro e visto che c'è una pressione da parte di tutte le organizzazioni sindacali, io credo che su questo si possa fare un intervento. E questo intervento deve essere fatto prima di entrare nel merito di tutta quella che è poi la discussione sul disegno di legge. Per quanto riguarda il resto, intanto devo subito una risposta ovviamente al senatore Bocchino che mi ha chiamata in causa rispetto alla questione dell'istruzione adulti. E questione dell'istruzione adulti e dell'istruzione in carcere che riguarda ovviamente una questione molto connessa con la dispersione scolastica. Il 18% della dispersione scolastica ha una percentuale notevole che ritorna poi all'interno dell'istruzione adulti e che noi ritroviamo in carcere. In carcere, sui 54.000 detenuti esistenti, il livello di scolarizzazione è bassissimo. Lo stretto nesso, l'interconnessione tra scolarizzazione e detenzione è strettamente unito. Ed è vero, infatti, che una scolarizzazione interna alle carceri abbatte la recidiva. Dunque è importantissimo intervenire affinché, prima che si arrivi in carcere, su quei territori disagiati dove c'è disuguaglianza, si intervenga naturalmente, e qui lo diceva prima il senatore Gallo, onorevole Gallo, scusa, rispetto alla questione dei soldi che bisogna, delle risorse che bisogna naturalmente reperire, è chiaro che quei soldi che vengono dati alle scuole private è importantissimo che vengano invece restituiti proprio a tutte quelle sacche del disagio che sono enormi, sono importanti e che per questo va inserito all'interno del disegno di legge
di cui stiamo discutendo, la questione dell'istruzione adulti e dell'istruzione in carcere, perché se rimane fuori, quella parte di istruzione non potrà mai afferire a quei finanziamenti che comunque all'interno di un disegno di legge che noi non condividiamo, ma ciò non toglie che se c'è un disegno di legge che comunque viene presentato non si possa prescindere dall'assunzione di alcuni importanti spezzoni di categoria, oltre che naturalmente di alunni, fermo restando il fatto che nell'istruzione adulti non solo ci vanno gli adulti così come noi li concepiamo, ma addirittura, e questa è secondo me una sconfitta, possono andare quegli studenti che per motivi molto particolari all'età di 15 anni non concludono il primo percorso della scuola obbligatoria. E quindi noi dobbiamo avere un'attenzione particolare a questo. È chiaro che può rientrare nell'articolo 2 citato dal senatore, ma su questo dovremmo poi fare degli interventi per entrare nel merito del punto esatto in cui all'interno del disegno di legge si può far rientrare la questione dell'istruzione adulti. C'erano altre domande rispetto per esempio a quali innovazioni potrebbero essere utilizzate sempre da parte di Gallo. Nelle memorie che noi abbiamo consegnato sulla scuola in carcere si parla di misure di sistema e lì è proprio messo nero su bianco quale potrebbe essere un elemento di modellizzazione che noi come CESP Centro Studi adesso consegneremo agli atti dell'ultimo convegno che abbiamo fatto, perché abbiamo raccolto circa 70-80 progetti provenienti da tutte le scuole nelle carceri, dove ci sono degli ottimi esperimenti, degli ottimi laboratori didattici che potrebbero essere il modello già ad oggi da utilizzare, anche perché lì si preconizza una sorta di organico funzionale, che però non è un organico funzionale che può essere deciso esclusivamente dalla scuola. La singola istituzione scolastica deve essere libera di usare naturalmente all'interno di una cornice generale nella quale si vanno a delineare quali sono i percorsi possibili dei modelli, perché chi sta nella scuola sa benissimo che non in tutte le istituzioni scolastiche, non tutti i docenti, non tutti i dirigenti sono pronti per un'attività di potenziamento dell'offerta formativa che vada in realtà a toccare quelli che sono gli elementi centrali per lo sviluppo di una vera buona scuola. Offrire quindi un parametro generale facendolo assumere al governo, ferma restando la libertà all'interno delle singole scuole di poter utilizzare o meno quel modello o altri modelli, già quello funziona in maniera importantissima. E mi sembra che con questo abbiamo risposto più che altro a molte delle domande che sono state fatte. Per quanto riguarda la questione della formazione e la questione del concorso, noi per esempio non abbiamo mai sostenuto che il concorso fosse e sia una delle modalità per riuscire in realtà a selezionare. Tant'è vero che nel resto dell'Europa non esiste il concorso, ma esiste invece un percorso interno all'istruzione universitaria, all'interno della quale gli ultimi 2 anni in genere vengono utilizzati per riuscire a fare un percorso che sia un percorso abilitante, qualificante, con discipline che riguardino le questioni didattiche, e che quindi questo può essere un modello. E non siamo naturalmente per questo d'accordo sull'abolizione delle graduatorie, perché non è l'abolizione delle graduatorie che risolve il problema del precariato. Non è quello che crea precariato, ma è la mancanza di un piano razionale di interventi in relazione all'assunzione dei precari.